Cari sindaci, la nostra è una filosofia di vita, lo sappiamo bene, quando diventi sindaco resti sindaco per tutta la vita. Però credo che in questa fase storica questa filosofia debba diventare anche una filosofia politica, perché il paese nostro in questo periodo particolarmente complicato ha bisogno di questi ideali, di questi valori e di questa qualità amministrativa. Lancia dal palco della 17ª Assemblea regionale dell'ANCI il partito dei sindaci, Mario Conte, primo cittadino di Treviso rieletto all'unanimità alla guida dell'Associazione dei Comuni. Chiama alla mobilitazione i primi cittadini di ogni appartenenza politica. Il governo deve ascoltare le istanze dei territori. Forse la politica oggi deve tornare ad ispirarsi ai sindaci. Abbiamo bisogno di essere sostenuti e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di progetto, purché metta al centro i cittadini e le loro esigenze. Il suo sembrava il discorso di un presidente di regione. No, è sicuramente il discorso del presidente dell'ANCI Veneto, che però rappresenta davvero tanta qualità. All'unanimità ha votato il nuovo ufficio di presidenza. Vicepresidente vicario è il DEM Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Vicepresidenti Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta, Elisa Venturini, consigliera comunale di Casalserugo. Il partito dei sindaci non ha un colore di un partito politico, tanto che anche in questi anni Mario Conte, da presidente dell'ANCI, con un governo o con l'altro, ha sempre saputo tenere il punto e anche dire con forza quando le cose decise dai governi, anche del suo stesso colore politico, non andavano bene. Italia e comuni, la difesa dei territori dal dissesto idrogeologico, la denatalità, il calo demografico. Conte tocca i temi d'attualità e rilancia un suo cavallo di battaglia. Penso francamente che sia giunto anche il momento di porre una questione settentrionale, perché fatico a spiegarmi questa dinamica tutta italiana di bistrattare le cose che funzionano troppo bene. Siamo arrivati a un punto dove, se dovessero arrivare ulteriori tagli, saremmo costretti a tagliare i servizi ai nostri cittadini, quindi è una vera e propria emergenza. Le nostre comunità hanno delle esigenze e noi a quelle dobbiamo rispondere. Per far questo abbiamo bisogno di fondi, non di tagli. Votati anche i delegati veneti in vista dell'assemblea annuale dell'ANCI dal 20 al 22 novembre a Torino, dove si eleggerà il nuovo presidente. Il presidente vicario Roberto Pella crede fermamente nel ruolo di ANCI nel confronto col governo. Ci sono state delle grosse aperture nei confronti dei territori, con una volontà di procedere a non apportare tagli. Credo che ANCI debba lavorare con questo rapporto di rispetto istituzionale nel portare quelle che sono le esigenze, ma tenuto conto di quella che deve essere una condivisione, con unico scopo, che non ha interesse chi vince, ma interesse quello che vincono i cittadini.